Allora, siamo qua con Francesco Bianco, Ciao. giusto? Milano? Sì, Milano, zona? Milano, io sono di Monza, proprio abito a Monza, poi dopo sono a Milano in studio, da officina Tattoo Studio a Non Lima. so in che zona è. È praticamente Piazza Lima, la stazione Ok. metro è quella lì proprio di fianco. E, diciamo che io non ho uno studio fisso, non so residere da nessuna parte, vado. Ho tre negozi in zona, cioè ho l'officina che vado sempre una volta al mese, poi Ok. sono da Mururoa Tattoo Studio il sabato e poi Isaac Tattoo Ameda, insomma sono un po', sono tre negozi che giro, tre studi che giro tutti i mesi, poi vabbè, oltre Ok. ai C'è lo zingaro? vari... Sì, Un po' da un po' di ancora. anni che sono così, ma mi trovo bene. Da quanti anni è che sei in questo mondo qua? Allora, io che tatuo sono 8 anni. Ah, invece qua sono un veterano allora. Beh, può essere un veterano, ma sono... infatti ogni tanto ci penso ultimamente, dico che sono un Perché sei più veterano. giovane, sei più giovane, cioè magari Sì, sei giovane. ma sono 87, quindi Ah, tendenzialmente sì, adesso sei giovane. sono finito Dipende dai punti di vista, sei giovane. Esatto. Allora, i tuoi pezzi sembrano neotrad con del colore anche neotrad, colore tra parentesi perché non ne uso, colore nero intendo, con dello sketch in mezzo, con un puntinato, con... Che cazzo fai là dentro? Cioè, nel senso, no, però ha molto di parecchi stili, no? No, sì, io all'inizio, a me all'inizio piaceva molto il neotrad, anche se in realtà non l'ho fatto mai in maniera proprio molto rigida, non sono mai entrato proprio a far parte della regola. Ok. Mi piaceva molto, io ho sempre cercato di vedere tante cose oltre al tatuaggio, sostanzialmente, quindi non Ok. andare proprio anche adesso, che tante volte mi chiedono che stile fai, io bene o male dici blackwork, perché... È più riconoscibile in quel tipo di categoria. Però in realtà a me piace molto andare un po' sul mio binario e poi andare ad attingere da varie cose. E Quindi anche gli hashtag adesso vanno il blackwork. Hashtag sì, blackwork, adesso diciamo che è adesso il momento giusto. spinge. Adesso è il Adesso spinge. momento giusto per magari infilarsi un po' in quella, perché ha più visibilità. Però in realtà anche lì del blackwork, non, cioè i due blackwork, quelli che arrivano un po' più dal tradizionale e quindi diventano una cosa un po' più simile a quello, quindi col pezzo solido. Io cerco di fare quel tipo di ragionamento, però poi dopo non è così, cioè non è borderline, non No, è... non è neanche solido il nero, No, sì, cioè. diventa una cosa più come se fossero proprio dei miei disegni che poi vanno a diventare tatuaggi, Ok, ecco. il razzismo verso il color, perché? Cos'è che ti ha fatto? Cos'è che non... Ma no, Non allora, in ti dà realtà perché per niente. quello che a me piace molto anche creare dei contesti surreali all'interno dei tatuaggi, quindi poi c'è gente che riesce a farlo benissimo anche col colore, però per come me la leggo io e per come magari la mia sensibilità mi viene più facile se uso un unico livello sostanzialmente, quindi Ok. bianco e nero riesco più a leggermi certi passaggi, magari quando ci sono delle figure che vanno a trasformarsi in altre, quei passaggi lì per me sono molto più chiari, ho nella testa il bianco e nero, ma già da prima di tatuare, perché io comunque bene o male ho sempre disegnato, dipinto e colorato, però comunque... Colorato, hai detto. Sì, perché poi vabbè, io arrivo dalla scenografia, quindi ho lavorato anche in teatro e Alla quindi lì... scala. Allora, non ho lavorato in scala, sono stato Uccellino, allievo, sì, uccellino prima. sono stato allievo scenografo in scala. Anche i Fercioni facevano lo scenografo alla scala. Fercioni è proprio uno scenografo Ah, grosso della ok. scala, cioè è proprio un progettista. Io ho lavorato come allievo, quindi ho fatto l'Accademia di Teatro alla Scala, sono stato lì, ho preso parte però nei team di realizzatori. Ok. Quindi lì andavi proprio a confrontarti con la pittura, la scultura, cose molto anche materiche, che erano poi la cosa che a me piaceva meno, piaceva molto il contesto. Però il colore l'ho sempre usato, però ad esempio il disegno a matita è quello che proprio per me è il liberatorio, è il rilassante proprio, è perché lo riesco a leggere meglio, riesco a divincolarmi un po' nel trattarlo e arrivare a quello che mi piace. L'illustrazione infatti si nota dentro un po' i tuoi pezzi, Sì. cioè, Sì,
sono disegni, diciamo, in chiave nuova, però ricordano anche pezzi vecchi, sai, quelle illustrazioni vecchie. Sì, beh, quelle alla fine sono delle cose che anche quando vai a fare proprio ricerca nella storia dell'arte, vai sempre comunque a bene o male a confrontarti, perché comunque si parla di incisione, è anche molto simile al tatuaggio, l'incisione, proprio come processo, come, okay, anche come gesto, ecco. Hai un pezzo nuovo sul petto? Ah, sì. Perché vedo un angolino. Petto professionale, scopresco. Un pezzettino di pellicola. Io mi sono fatto 6 ore con il mio amico Angelo Barulli, che tatuatore, lui sì che fa un new trad di quelli proprio. Poi adesso anche lui, vabbè, si sta un po' evolvendo e sta cercando, però diciamo che lui proprio ha studiato molto bene. È sul petto? Sì. L'estremista dello stile. Ma è andata bene che è leggero, perché sennò 6 ore sul petto era dura farsi, però sì. No, un new trad sul petto, boh, non mi dà l'idea di leggero. Cioè proprio a pensarlo non mi dà l'idea di no, leggero. No, di mano più che altro, leggero di mano, ecco. Qual è stato il tuo primo pezzo? Com'è che hai detto voglio fare questo cazzo di mestiere qua, così? Cioè com'è che sei nato? Ma allora, è una cosa che mi è nata molto prima di iniziare a farlo, cioè nel senso che quando io ho studiato all'Accademia a Brera e ho seguito questo corso di anatomia artistica nella quale si faceva copia della modella, però in realtà c'era la professoressa lì faceva delle lezioni interessantissime proprio sul linguaggio non verbale, e quindi c'era dentro proprio il linguaggio delle cose inerti, cioè sostanzialmente tutto quello che non può parlare con la parola, però come fa a comunicare. Quindi ovviamente c'era tutto un discorso lì, si faceva tanto un discorso anche sul costume teatrale, sul costume cinematografico, quindi la caratterizzazione dei personaggi attraverso come si vestono. Oppure il contesto in cui sono, cose molto interessanti. C'era dentro anche, ha parlato anche molto del tatuaggio, proprio come espressione, ah, okay, come espressione personale. Li abbiamo calcolati già. Sì. Infatti, non molto in accademia, però comunque a me quel passaggio lì mi aveva veramente molto interessato. Ed è stata una cosa che però ha messo un po' da parte, ma non tanto perché non fosse forte, ma quanto perché comunque tante volte quando stai facendo un percorso di studi, magari anche, cioè, è una cosa molto così, però ti viene sempre in mente che dovrai fare quello che poi hai studiato, cioè magari è una cosa proprio un meccanismo molto scolastico anche a livello mentale, però si fa, dici no, allora finisco quello, poi dopo prima ancora di finire il percorso ero già riuscito attraverso il concorso a entrare lì come lingua scala, quindi è stata proprio una cosa molto anche frenetica, e una volta che poi mi sono fermato in quel tipo di percorso vi ho detto no, voglio proprio disegnare, e attraverso il tatuaggio secondo me poteva essere proprio un modo per far funzionare proprio quello che avevo in testa e replicarlo esattamente, perché poi bene o male quando disegni per qualcosa che deve essere realizzato c'è sempre un po' lo scontro con la fisicità, cioè tu ti inventi cose fantastiche, sì, ma poi se non stanno in piedi, beh, certo, stanno in piedi. Poi anche un supporto, hai anche esatto, mentre invece altri tipi di problemi, esatto, quando invece disegni e puoi portarlo anche su qualcuno, quello che hai in testa poi viene riprodotto esattamente così, e poi vabbè, farlo su un'altra persona comunque ha tutto un carico diverso, cioè perché comunque sennò sembrerebbe farlo illustratore sostanzialmente, okay. Invece il tipo di rapporto che poi si crea su una persona, quello è proprio tutto un mondo che vabbè, è quello che rende proprio emotivamente anche più interessante tatuare piuttosto che illustrare. Ma quando eri alla scala hai fatto questo cambio, questo change, avevi già pezzi tuoi addosso? No. Avevo immagino uno pieno che va alla scala a lavorare, che faceva abbastanza ridere. No, all'epoca. Un tatuato che va alla scala, no, cioè deve essere pulito, penso. No, in realtà nei laboratori ci sono anche tanti ragazzi proprio i falegnami, cioè non sono solo artisti, ma io non ti immagino la scala 10 anni fa. No, così ero molto meno. Cioè non due alla prima, quindi vedo la prima che come lì a me a posto. Avevo due tatuaggi, ma poi anche cose abbastanza non da
proprio da amatore, nel senso proprio da persona che ha voglia di approcciarsi a questo mondo, ma senza in realtà saperne niente. Io quando ho iniziato non sapevo neanche come era fatta una macchinetta, non avevo amici che tatuavano, non conoscevo nessuno che tatuava, quindi è proprio stato, mi sono, l'unica cosa è che appunto avevo idea che non sarei riuscito a farlo da solo, quindi comprare la macchinetta cinese su internet e buttarmi dentro non l'avrei mai fatto, perché avevo già in mente, avendo già lavorato, non già... sei incosciente, ma no, ma ho avuto, sono stato fortunato perché avendo già lavorato avevo già l'idea che qualcuno ti insegni, cioè, insegni il lavoro, cioè se qualcuno ti insegna a lavorare allora è un conto, però devi necessariamente avere qualcuno che poi contato che noi facciamo anche una cosa che insomma non è abbastanza di responsabilità, io non avrei mai, mi sarei mai buttato dentro. Non sei incosciente. Anche il percorso, studiato. Cioè, no, adesso è molto più proprio affimero a... Cioè, tato, macchinetta del cazzo, provo sull'amico, no? Sì, adesso lo vedo, sì. Pinterest, cioè, esatto, c'è cioè, un'impostazione un po' più... Cioè, tutta sta parte, in questi 20 minuti, sono persone che neanche ricalcano nella loro vita. Adesso studi, boh, cosa faccio? Beh, secondo me ci vuole... una, ma non una preparazione tecnica, perché poi ci sono, io conosco tanti ragazzi tatuatori che non hanno fatto un percorso diciamo di artistico, di liceo artistico piuttosto che di accademia, però quello sicuramente ti aiuta a crearti una mentalità proprio più sensibile, secondo me, perché ti aiuta, ti mette proprio in mente che devi ricercare prima di fare, che devi comunque documentarti, che deve proprio crearsi una sensibilità, e quello che fai in realtà è un comunicare qualcosa, perché se lo fai, se disegni per senza necessariamente voler dire qualcosa, diventa un po' sterile poi come discorso, vai a diventare o manierista o copi qualcuno, o non è che hai qualcosa che ti parte da dentro. Sei un artigiano. Perché io scindo, io scindo molto quello che è arte, quello che invece fa solo tatu. Ah, cioè, sì, il tatuatore, certo. Prima andava di sketch, cioè numero due, giornale numero due. Esatto. Quello era prima. Non c'era tutta quest'arte dietro di sta cippa, no? È ora che si va a cercare lo studio. Sì, quindi. Secondo me sono due cose. Uno dice, per fare il tatuatore non puoi fare... Invece, secondo me, sono due mondi che possono convivere tranquillamente. Sì, certo, cioè, quello certo. Che fa per mestiere, che non ne frega niente. Magari ha 40 anni, lui vuole chiudere alle 5. Sì. Tatua, chiude, va a casa, fine. Sì, cioè, quello che invece, secondo me, a questo mondo si scinderà molto invece. Quello che volevo dire è che comunque adesso il discorso artistico, secondo me, è anche molto cercato da chi si fa tatuare, perché comunque, meno male, adesso con... Dall'intenditore. Sì, ma tante volte anche qualcuno che non si approccia con questo tipo di mentalità, una volta che la viene a scoprire, gli piace, perché proprio perché il tatuaggio sì, è proprio uno scambio tra due persone. Io penso che anche quando qualcuno si vuole appunto far tatuare, se ha questo valore aggiunto, anche questa cosa in più che il tatuatore gli trasmette anche una parte proprio, una parte sua, secondo me anche se uno all'inizio non ha idea, poi dopo io ho visto anche tanti clienti all'inizio li vedi un po' più spaesati, ma poi dopo una volta che diventano più non so come dire intimi con sì, te. Sì, comunque dopo vanno più a cercare questo tipo di... Secondo me lo fanno anche con te, perché sennò anche tu fai questo anche. Certo. Cioè sì. Se vai da, che ne so, da quello che fa moda perché fa il cantante, secondo me vai lì per cercare il suo senso di... Certo, sì. Magari tu vedi questa parte, però magari il resto del mondo invece lo fa così a cazzo. Sì. Però io se vado a un maestro giappo, è ovvio che non faccio una roba a caso, tipo, cioè è ovvio che vado lì perché so che lui ha la cultura e ha... Ovvio. E cerco quello, certo, non cerco certo. Lo scatto e di spaccare su Instagram. Certo. Se certo, vado uno che magari non si incura neanche nessuno. Assolutamente. Però quello è. I tuoi pezzi nascono da te, nascono dal cliente, da tutte e due? Cioè, com'è che nasce un pezzo tuo? Allora, a me piace molto in realtà quando l'input arriva dal cliente. Perché comunque alla fine... Lecchino. No, è vero. No, poi, dopo io tante volte cerco anche di proporre... flash miei, perché comunque ogni tanto ci vuole non avere il vincolo, proprio mettersi lì a creare qualcosa proprio per liberare alcuni tanti pensieri, tanti comunque personaggi che hai in testa. Però a me non piace, ad esempio, quando mi arrivano e dicono lo fai tu.
Non ti piace? No, perché comunque non sarà così. Ah, okay. Comunque non sarà così. Quindi preferisco essere più tranquillo nel fare il soggetto che vuoi. Poi magari stravolgendolo, andando ad aggiungere altri elementi, andare a creare il discorso. Perché poi alla fine io generalmente anche nei pezzi cerco sempre di accostare magari un soggetto principale con un soggetto più spalla, perché comunque secondo me mi dà più un'idea narrativa del okay. tutto. Cioè un solo soggetto non è necessariamente fine a se stesso, però comunque se lo metti in relazione con qualcosa iniziano a parlarsi. E quindi secondo me si crea proprio un dialogo, una narrazione. È un po' è proprio un processo più dell'illustrazione questo, però io lo trovo molto, molto efficace, anche l'impatto visivo, il tatuaggio non si esaurisce immediatamente. Ok. Devi stare un po' a vederlo. Ma nasce prima in testa, quindi? O sì, anche facendo. Sì, perché ogni tanto se hai le idee molto chiare ti viene subito la visione prima, è comodo perché poi parti, disegni e fai. Però tante volte mi lascio anche portare un pochino dal processo, perché disegnando poi dopo anche solo due segni in più che poi ti vanno a suggerire qualcosa, poi ti portano. Ma anche da alcol e droghe? O no, quello pochissimo, no. Però secondo me potrebbe essere un prossimo step. Droghe proprio no. Poeti, scrittori insegnano che l'opio all'epoca era buono, cioè faceva fare delle cose... Beh, io devo dire che per adesso... Riesco anche solo così, dai, poi magari tra un po' quando mi passa. No, perché però quando uno è sano dice vorrei fare, no, ma forse è troppo, no? Invece quelle cose lì quando sei sotto, ma intanto me lo io chiedo, non lo so anch'io, però... intanto me lo chiedono effettivamente quando vedo le cose, dicono che cazzo, però no, in realtà è tutta farina di un sacco, sì. Ok, lui è stato citato da Leo Zappa. Ah, capisco anche molto perché siete due spannati uguali. Sì, grande. Sto immaginando i dialoghi che ci possono essere tra te e Zappa. Sì, sarebbe molto divertente vederli. No, Leo, io con lui ho tatuato, tra l'altro, ma ormai sono 3-4 anni fa che tatuavo con lui, e proprio ero andato a cercarlo perché lui tatuava in un negozio, sapevo che era lì e io stavo cercando, e a me è sempre piaciuto molto come proprio come disegno, cioè lui ha una facilità di mano tra l'altro estrema, che mi è sempre piaciuto molto, e ho sempre ammirato proprio come disegno, ma anche lo studio sui colori, lui è veramente molto maniacale. Passiamo al tecnico, macchinette, cosa usi? Macchinette, allora io ho usato pochissimo la bobina, devo dire che... Ah, sai che invece... Io sono arrivato un po' in quella fase, un po' di passaggio, un po' crossover, nella quale c'era un grande entusiasmo per la rotativa che era appena uscita. Buon per te, io no. E... quindi devo dire che l'ho tolta quasi da subito, poi oltretutto ero in quel momento all'inizio in cui non riesce a settare niente, viene tutto un casino, inizia a spaccare pelli, e quindi alla fine l'ho trovata una soluzione un po' più comoda. Sì, è stata un po' proprio una questione di comodità, che poi dopo col tempo un po' me ne sono pentito, perché comunque capire come funziona una bobina è proprio capire come funziona tutto quanto, anche perché la lunghezza della battuta, sì, ma infatti dopo adesso sto cercando un po' di andare a recuperare, perché per i primi anni sostanzialmente della macchinetta in sé non ho fatto molta ricerca, è proprio una cosa che ho abbastanza... Mi concentravo più tanto sulla tecnica, sì, ma non proprio sulla macchinetta, perché poi vabbè, un po' sono stato aiutato, un po' sono sempre stato un po' così, io sono stato molto un poco tecnico sui materiali. Non ho fretta, devo fare. Era più sul sentimento, girare, fare, c'era una che va e viene... Però adesso infatti però sto cercando di curare molto di più, anche soprattutto sulla linea, perché... la cosa adesso comunque di rotative per il colore e sfumatura, bene o male, sono tutte fantastiche, mentre invece sulla linea c'è ancora un po' più di fatica nel capirlo. Infatti sto cercando rotative con motori grandi e corse lunghissime, con cui mi trovo bene sia per fare le linee, appunto anche sfumare col puntino, insomma, da un annetto che sto, poi mi si stanno rompendo facendo questo periodo. Alla fine cosa usi? Adesso uso l'Injecta per...
per sfumare, saturare. Okay. Mentre invece sto usando una Nano Iron, una bobina proprio diretta, e usato da un Cubin per un paio d'anni, mi sono trovato molto bene. E poi adesso ho provato anche la Mother. Mi piace molto anche quella, un po' più leggerina, quindi magari più da gofine, però comunque molto molto bellissima. La Mother è più leggera ancora, che è in alluminio quella nuova. Sì, poi io uso con le cartucce, quindi ovviamente c'è sempre anche quello step in più. Ma il problema che hai con la linea. Sì, la ricerca. Secondo te è dovuto di più alla cartuccia, cioè alla rotativa in sé, o al fatto che spesso bisogna usare queste cacche di cartucce con la linea? Secondo me le cartucce... Sì, si fa un po' più di fatica per le due cose insieme, ovviamente, perché comunque la rotativa non ha un colpo secchissimo, la membrana della cartuccia un po' te la ammortizza ancora, quindi le due cose insieme sono... diciamo che non sono funzionalissime. Infatti per quello allungo tanto le corse e cerco comunque macchinette con motori abbastanza strong, se potete spingere. Così facendo poi mi trovo bene. Ok, perché adesso ci sono anche delle penne che hanno fatto per fare le linee. Penne per le linee, cioè adesso cade lo studio. Sì, no, però sì, stanno spingendo, sono un po' di ditte. No, perché poi c'è stato un periodo precedente qui facevo tutto con l'injecta, linee, colore, però cioè le linee con l'injecta insomma è bella, è tosta, cioè facevo proprio fatica, cioè ci mettevo proprio una vita, insomma dopo un po' ho cercato un attimino di togliermi un po' quella lunghezza lì, anche perché sennò poi dopo arrivi a sfumare che sei già cotto sostanzialmente, sei già tutto. Io injecta ho dato già. Sì, lo so che mi saluteranno, non mi saluteranno più probabilmente, adesso è arrivata quella nuova, ma farà anche una nuova, dubito che mi mandino ancora una macchinetta di quel marchio. So che c'è stato anche una mezza questione con Nero. Sì. Beh, ma ma anche la stessa Cubin ha detto che non è, sì. Settabile, sì, una volta, non è che con la bruga posso mettermi lì ogni ago, smontare. No, ma io. Poi se me la monto e faccio color, cazzo, l'injecta non pesa niente, è comoda. Però se mi dici che posso davvero ogni secondo settare, no, invece è scomoda, cioè è un parto. Vai, quelle sono macchinette da vedere, di metterli col tuo centrico, la tua barra che ti funziona, far due prove e poi chiuso, per non toccarla più. Non è tipo un Axion che hai hard, soft e in un attimo switchi. Cioè lì devi proprio metterti e sbustare una rottura di palle. Insomma, praticamente mai a livello tecnico che vuoi, dici oggi c'ho il pezzone, disegno che mi piace una botta, mi metto lì, curo le cose così, poi hai il cliente che ha fretta, è insofferente, si muove, c'è chi dice che era così una bella giornata alle 10 dietro una merda alle 5. Quando capita è tremendo, sì, perché effettivamente proprio io, sì, arrivi lì proprio... Io lo so, fa una botta, tipo, sì. Ma non possiamo andare avanti, no, almeno, cioè ti... Allora, io devo dire che sono abbastanza fortunato perché ho una... non mi capita spessissimo. È una selezione? No, una selezione, però devo dire che sono un gran culo, che tanti ragazzi che tanto sono veramente persone molto ordinate anche mentalmente, quindi non mi fanno sfasare. Poi io dico sempre prima di tenersi tutta la giornata libera, non prendersi impegni, quindi è raro che ti capita quello con l'orologio così. Però magari lo vedi più sulla pellaccia, ecco, che tu stai lì a farti un disegno veramente... Anche mentale. Esatto, con la gamba, te la proietti proprio con una gamba di sfumature estrema. Dici wow, in testa e poi dopo ti becchi la pelle così e lì hai un po' il contraccolpo perché ti che sanguina proprio nel sì. Beh, lì comunque alla fine ti metti sotto, hai quei 5 minuti in cui ti devi riprendere un attimo, che appunto come dici tu ti crolla un po'. Però poi dopo vai bene, anche quando c'è invece il cliente che ti mette l'ansia, quello è una cosa che insomma non penso imparerai mai, cioè non si impara mai a gestire, non so come dire, perché comunque no, un po' l'assorbi quella cosa, anche se comunque meno male sì, a me dopo meno male, perché io soffro anch'io di questa insofferenza, e te la trasmette comunque, non è che me ne frega che lui soffra, ma il fatto che non posso star lì comodo come voglio per il tempo che voglio, che so che se già sta soffrendo tra un po', certo, sarà a livelli ancora peggiori, no? Sì. Io ho un cliente che va in panico quando lo tocchi con la carta.
vai in panico, proprio vai in panico, sì, come è una giornata che io ti giuro con la spugna fai, non so se prendere un mime e infilarmi in testa da solo, forse non so, devori, mi piacerebbe inciampare su un coso così a volte, infilarmelo qua, il problema è che è proprio sofferente, suda, cioè soffre per il fatto che lo tocchi. No, perché se ti dicano ogni tanto che fa più male la no, inizia a essere proprio turbato dal fatto che lo stai violando con la carta. Quella è una sua particolare. Sì, grazie, però diventa mia. Finché è tuo, va bene, grazie, però. Allora, dimmi un sogno che ti piacerebbe tantissimo, che non farei mai, che non ci riesci. Cioè, fai proprio la sparata, quella. avere una città di tutto altro sotto di me. Non so. Beh, allora. Tatuare sullo spazio. Tatuare sullo spazio. E allora, beh, il mio sogno. Beh, a me piacerebbe. Tatuare in magari in un contesto molto più defilato, ecco, quello è un grande sogno che ho, cioè per dire, se dici piuttosto che avere lo studio, a me piacerebbe avere infilarmi in una di quelle tipo foreste negli Stati Uniti con quelle case di vetro in cui tatui, in un contesto assolutamente molto più defilato, cioè ovviamente è un sogno di quelli molto insomma quasi realizzabile, perché è proprio brutto, è quasi interessante di andare a prendere il cliente con l'elicottero, portartelo lì, no, è impegnativo, perché comunque alla fine prendi due giornate libere, no, perché sarebbe bello, è un po' come fa appunto Lars Lord Lips, lo conosco, tatuatore veramente potentissimo, che è tatuato a Berlino, e lui veramente col cliente ci passa una giornata a parlare, e poi dopo nei giorni successivi lo tatuo, magari neanche il giorno dopo. Che bello essere ricchi di famiglia. Forse lo tatuo. Che bello essere ricchi di famiglia. E no, beh, ma perché lui è proprio uno gigantesco, è uno che si è proprio inventato una fascia del neutrale. No, certo, però questo quindi, giorno o te lo paga il cliente o certo, essere ricchi di famiglia. Certo. Tatuaggio a settimana, bello, ti faccio l'altarino. Un cachet che ti permette appunto di sostenere questo metodo di lavoro, che però secondo me è molto bello, perché tu in un contesto di un certo tipo, avendo un rapporto di un certo tipo, riuscendo ad entrare anche più in empatia e in contatto con quello che è la persona che andrà a tatuare, secondo me si crea proprio un'esperienza. Una cosa un po' più come appunto magari dobbiamo fare adesso, che è molto più veloce. Io poi dopo con le persone cerco sempre di parlarci un po' prima, magari non l'hai mai visto, cerchi di parlarci prima e capire un po' che io è. Potrei anche perdere no, ho bisogno di un filtro tra me e il cliente, sì, poi dopo quello magari può essere personale, io ne ho un po' bisogno di questa cosa anche per riuscire poi a tatuare. No, beh, anch'io scherzo, se devo fare un braccio intero, cioè, passano un casting prima e cominciano ad essere educati, simpatici, passano, cioè feeling e feeling, ovviamente non è che puoi farlo con tutti, ma me scoccia proprio passare magari 60 ore sopra un braccio una persona che tira cappelle, proprio odio, cioè lo picchierei malamente, proprio lì sono quasi diversi, tra fottente che entra, non saluta, si sdraia sul lettino, ci sono personaggi così anche chi tappa, cioè così, c'è cioè chi si mette le cuffie, pensa i cazzi suoi, sì, è un'altra cosa, è proprio un pezzo di pelle, diventa proprio un pezzo di pelle, però sono anche clienti che proprio vengono lì, tu sei un mezzo per avere addosso un qualcosa, cioè sei un cazzo e niente tu. Certo. C'è gente che ti tratta un po', sì. Trattano i poveri. Vabbè, poi quelle lì vanno gestite come dici tu, se ti metti un bel filtro lì è meglio. Cioè, perché comunque alla fine, anzi, è meglio anche perché almeno non viene influenzato troppo da quella roba. Ossigeno, cervello, respiro, conti fino a 8.075.000 poi vai avanti a lavorare. Certo. Va bene, dovrai citare qualcuno che tu, Non è che puoi andare a casa così senza aver citato. Certo, come no. Allora, io... Angelo Barulli, di cui ti parlavo prima, che mi ha tatuato da poco, sicuramente, perché vabbè, lui poi lo conosco anche molto bene personalmente, lui è molto marziale proprio, lui ad esempio lui è uno di quei tatuatori che non hanno fatto un percorso artistico, è quasi completamente autodidatta, però si è proprio sfrascellato le mani sul disegno, molto metodico, e poi dopo ovviamente anche i lavori che fa mi trasmettono molto anche a livello di sapore, anche se appunto non è proprio il genere che faccio io, però anche lì ha proprio anche tutto un discorso sul tatuaggio
in relazione all'anatomia, che è una cosa che mi piace, perché a me piace molto, prima non l'avevo, e poi guardando lui effettivamente mi ha dato degli spunti. Questi input. Sì, sì, sì. Poi ti faccio il nome di Cornelia, Cornelia Serpensino, che è con cui anche lei, con cui ho avuto modo di collaborare. E insieme, e lei fa un black un po' più grafico, lì proprio siamo sull'illustrazione, ecco, però sta andando un po' sto stile, eh? Sì, cioè, realistico prima spingeva tantissimo, oggi molti stanno sì però fatto anche secondo me tante volte è molto difficile, sembra più facile ma quando lo fai con una certa poesia è molto difficile andare a sintetizzare, perché con una linea devi dire quello che diresti con molte, ed è effettivamente molto più difficile. Poi ci sono grafici puliti che devi stare proprio per tecnica, vedi che sono sfumati a puntini super precisi così, e grafici che mi ha fatto una linea, va bene. Sì, è molto più comodi. Ah beh, certo, avvicinarsi. Fai lo sketch, ragazzi. Va bene. È abbastanza comodo. È il mio colpo d'arte, è uscito. Quello è un po' paraculo, sì. Però sì, è comodo. Sì, sì, sì. Mentre invece quando fai comunque qualcosa di molto sintetico, hai tre linee, due campiture di nero, se non fai bene quelle cose lì. Io trovo che il tatuaggio fatto bene pulito è comunque difficile. Cioè, ah, certo. Dal fare una banda così uguale, giappo, al fare un cerchietto così perfetto, certo, puntinato, cioè a livello buono tecnico è tutto difficile. Certo, fare mappazze in ogni stile puoi. Sì, c'è anche fare astratto, sì, ho capito, devi fare una goccia, una pennellata, delle macchie, non è facile, faccio astratto sulla pelle, sì. Bisogna vedere che cosa fai l'astratto. Ci vuole un po', magari lì ci vuole un po' più l'occhio del... Sulla tela? Sì, dell'intenditore, perché magari a livello proprio, diciamo... pop è tutto qua la stessa cosa, se uno non se ne intende dice ah l'artista, no, quattro spennellate. Lo schifo poi, ti piace? Sì, però la persona visivamente educata generalmente la becca quando è un po' una paraculata o quando effettivamente è una ricerca verso quel tipo di stili. Sì, ma spesso queste persone non sono quelle che ti fanno il cassetto. Certo. Cioè quel 90% che non lo capisce. Certo, il 90% sì, è quello che ti fa il cassetto, però... Di persone comuni che non si intendono di questa qua. Del resto non... mettersi a fare comunque uno stile pop per cioè il commerciale d'autore tra virgolette sarebbe comunque la soluzione più semplice. Sì poi dopo ovviamente, ma infatti questi stili che vanno così tanto perché wow sono grandiosi o perché vedono che chiedono queste cose, guarda, tante persone migrano, sì. Io non è che fanno quello perché lo sentono innato, no, ma vedono che va e... vedono che va, lo fanno, non c'hanno voglia di farsi grandi sbattimenti. Ci sta dileghiamo sempre di più. eravamo a Cornelia, sì. Poi? E il terzo nome, Pietro Arte, ragazzo con cui ho iniziato a tatuare, proprio mi ha dato le prime indicazioni, mi ha aiutato molto appunto nel primo periodo. Poi lui fa, ad esempio, lui fa un real bianco e nero, più carico, c'è una ricerca lì, c'è una ricerca molto forte anche a livello proprio espressivo, perché vabbè, poi lui dipinge anche, ha proprio questo suo lato side che porta avanti parallelamente, quindi è anche molto, si vede anche un po' nel tatuaggio, lui anche nei quadri che fa sono molto materici, nel tatuaggio lui riporta un po' anche tutto questo tipo di background, sensibilità. Sì. Va bene, ti ringrazio per essere stato con noi, grazie a voi. Ciao. Ciao.